non era già iniziata. No, No, no. c'è una cosa interessante. Se mi chiedi sta roba qua che riguarda proprio Maurizio, che io conosco, abbiamo fatto tante volte chiacchiere su queste cose. Lui sai che ha smesso Ricciardi in un certo momento preciso della cronologia italiana proprio perché voleva evitare di entrare in quella temperie lì. Lui comincia quando l'ovra, cioè lui finisce quando l'ovra comincia, perché lui voleva proprio evitare di arrivare nel nazifascismo, quello becero, quello che poi porta alla guerra. Invece io parto proprio dal momento in cui il nazismo inizia a far sul serio, per cui sono proprio due, però vedrai che ci arriva, perché mo glielo stanno chiedendo tutti, Ricciardi, lo rivogliamo. Però il fatto che tu sia proprio all'inizio di quella roba lì è estremamente affascinante. Cioè, secondo me ti sei avvicinato a qualcosa di estremamente impegnativo Ah sì, perché muove tanto. io speravo di fermarmi lì, in realtà, cioè speravo, puntavo di Invece fermarmi. continui. Dopo quando siamo online, smetti di fare così, eh. E ho sti capelli, ma tutte le palle hanno fastidio, e poi dopo mia moglie mi sgrida, no? Ma sì, perché doveva essere si dice un stand-alone, doveva essere un romanzo a sé, perché la mia idea era quella di raccontare la storia di Gary Raubal, che per me era scandaloso che fosse stata dimenticata, e il mio Oh, proposito scusa, era. adesso io devo zittire. Quindi qualche minuto e si parte, però poi ne parliamo approfonditamente. Però sono le 18:57, siamo già in live. Fuori è buio fondo, ma dentro le lampade, i lampadari, le applique sono accesi. Anche l'abat-jour sullo scrittoio all'ingresso. Il contrasto con la notte ferisce i suoi occhi, ma l'uomo sa di avere poco tempo e procede senza indugi. Il rumore della televisione lo guida fino alla sala, uno spazio ampio, reso angusto da librerie su ogni parete. Al centro, di fronte al grande schermo piatto, sta il divano in pelle nera e sul divano di spalle c'è lei, la testa reclinata all'indietro, il corpo come abbandonato a un sonno improvviso. L'uomo rimane senza fiato per un istante. Il suo cuore accelera. Si avvicina silenzioso, spostandosi di lato per sbirciare il volto della ragazza. I begli occhi verdi sono serrati. Le labbra dischiuse mostrano una fila di piccoli denti candidi. È pallida, pallidissima. Ma lo è sempre stata, ricorda l'uomo. Vederla così adesso gli fa più male del solito. Perché non mi hai ascoltato? Perché non mi hai voluto? La rabbia monta improvvisa. L'uomo perde la ragione o forse, al contrario, ha un momento di lucidità superiore e per la prima volta in vita sua capisce cosa deve fare. Lei ha deciso anche per lui, ma non ne aveva il diritto, non può finire così, qualsiasi cosa, qualsiasi, ma non questo. Sullo schermo una donna caccia un urlo, ma la ragazza non si muove, il rumore non la sveglia. Allora l'uomo la raggiunge alle spalle, allunga le mani guantate, con la destra le afferra la fronte, con la sinistra le stringe il mento, poi con tutta la forza che è in corpo, senza esitare, dà uno strattone violento torcendole la testa di lato. L'osso del collo si spezza con un rumore secco, definitivo. Prima di uscire dall'appartamento, l'uomo apre cassetti, rovescia libri, butta all'aria soprammobili. In bagno, dietro la specchiera, copre una bustina piena di polvere bianca. Nell'ingresso, su una mensola, trova il cellulare spento che intasca mentre apre la porta. Nessuno l'ha visto entrare, nessuno lo vedrà uscire. Ecco,
È finita, pensa l'uomo scivolando nella notte. Dopo tutto questo tempo è finita per davvero. Il club di Montecristo è Fabiano Massimi, il nostro ospite per questa serata, per questa intervista. Grazie, grazie, grazie Fabiano Massimi. Fabiano, ti posso chiamare Fabiano, altrimenti diventa troppo lungo dire nome e cognome. Saresti una delle poche che lo azzecca. Di solito mi chiamano Fabio, Fabriano, e qualcuno mi chiama Massimo, sono stato chiamato così lo Stefano. Non so perché, forse Massini, no? Infatti alle volte mi dicevano, ma Massimi, Massini, parenti, come se il cognome, no, che abbia una lettera, non lo so, se mi chiami Fabiano va benissimo, grazie. Okay. Io ti chiamo Maria. Perfetto, io d'altra parte Maria mi chiamo, quindi. E senti, ti ringrazio molto per l'invito, buonasera. Allora, innanzitutto ti ringrazio di essere qui con noi. Questa intervista è per te che, insomma, forse non sai anche se te l'ho accennato, sono nate più o meno in periodo di lockdown, poco dopo, con lo scopo un po' di tenere compagnia alle persone che erano a casa, e un po' per provare a raccontarci come è andato questo periodo. Quindi abbiamo toccato un po' tanti punti, abbiamo intervistato attori, giornalisti, scrittori, gente comune, avvocati. Il ruolo comunque dello scrittore in questo periodo, insieme alla TV e a tutti i network, tutte le piattaforme tipo Netflix, Amazon, eccetera, eccetera, sono state fondamentali indubbiamente. Però il ruolo degli scrittori probabilmente più di altri, perché ci avete fatto effettivamente compagnia. Quindi avete avuto una responsabilità fortissima. Tu sei fra gli scrittori una personalità molto particolare, perché nasci tanta roba. Sì, ma sono a dieta. Però nasci tanta roba. Probabilmente è quello che poi caratterizza la tua professione di scrittore. Innanzitutto sei bibliotecario. Sono un bibliotecario. Sono un bibliotecario pubblico qui a Modena, alla Biblioteca Delfini, che è una biblioteca civica comunale di pubblica lettura, una delle più belle d'Italia. È molto ricca, molto. Io compro i gialli, e il mio mestiere è comprare e curare la sezione gialli. Ecco, allora partiamo proprio da questa cosa qua, dal fatto che sei bibliotecario e che le biblioteche hanno avuto anche loro un ruolo particolare in questa fase della nostra storia contemporanea. E ce l'abbiamo ancora, anche se molto faticosamente, molto creativamente. Mentre parliamo, la mia biblioteca è chiusa al pubblico, ma è aperta in questa modalità take away, da sport, che ci siamo inventati, costruendo anche una piattaforma per cui le persone ci chiamano, noi facciamo reference, come si dice, facciamo ricerca bibliografica o anche diamo consigli magari, e prenotiamo i libri, prenotiamo un appuntamento così che la gente possa venire a prendersi i libri, portarseli a casa e non rimanere tagliata fuori dalla lettura o dallo studio, che sono cose fondamentali che non rimangono ferme anche se la società chiude. Tu pensa che qui a Modena la Polizia Municipale ha proprio costruito un protocollo d'intesa con le biblioteche per cui teoricamente in zona rossa non potresti uscire di casa se non per cose essenziali, ma venire in biblioteca con appuntamento è considerato cosa essenziale, non ti multano. Perlomeno hanno detto così, poi non lo so se è un trucco però. Ecco, in questa fase hai notato un incremento, un aumento del prestito o è cambiata di poco la situazione? No, è cambiato molto. E è molto, molto calato il prestito fisico, cioè i libri di per sé sono molto calati, ma perché c'è stata una storia lunga, poi in realtà sembra ieri, ma è un anno abbondante che siamo in questa situazione, per cui ci sono state fasi in cui eravamo chiusi e non prestavamo, poi fasi in cui abbiamo riaperto, prestavamo, ma non sapevamo quanto tempo i libri dovevano stare in quarantena, per cui si è partito con 2 settimane. Adesso siamo a una settimana di quarantena. E siccome abbiamo messo in piedi questo sistema, che è molto faticoso per le biblioteche, di prestito takeaway, non possiamo prestare come facevamo prima 20 documenti alla volta, libri, ne prestiamo 5 per volta, ti diamo un appuntamento e al massimo puoi portare a casa 5 cose. Quindi questo di suo ha abbattuto i prestiti. E poi sai,
E noi compriamo, io compro i gialli, io compro tantissimi gialli di tantissimi generi, tantissimi livelli e tantissime case editrici diverse, però una cosa è venire in biblioteca a vederli, prenderli in mano, sfogliarli, sceglierli, una cosa è da fuori, tramite il catalogo, e quindi alla fine scegliendo cose che sono più famose. E in questo momento stanno soffrendo per esempio i prestiti dei medi e piccoli editori che invece fanno un lavoro importante e in termini bibliotecari fanno anche un numero, quindi sì, è cambiato. Quello che è molto aumentato è il prestito digitale, che noi fornivamo già da quasi una decina di anni, insieme a un consorzio di biblioteche nazionali. Noi abbiamo una piattaforma esterna cui ci appoggiamo, si chiama Media Library Online, in Emilia-Romagna si chiama Emilib, e prestiamo 35.000 ebook in maniera digitale, e questo è cresciuto esponenzialmente. E ci abbiamo lavorato tanto negli anni passati, adesso a maggior ragione ci spingiamo, ci sono gli audiolibri. È aumentata anche molto la fruizione, per esempio, degli audiolibri. Quindi mi confermi che c'è stato questo incremento della lettura in questo periodo? Beh, l'incremento della lettura sì. Allora, i prestiti sono calati, quelli fisici un pianto, e soprattutto per i bambini, sai, i libri morbidi, quelle robe lì, difficilmente li prestiamo. Però dati più ufficiali, non da bibliotecario, ma da editoriale, che lavoro anche in editoria, l'anno scorso che con il lockdown c'era stato un crollo del 40%, 50%, nei primi mesi si temeva un'ecatombe, in realtà il 2020 ha chiuso con un più 2,4% nelle vendite dei libri. E quest'anno, leggevo ieri, nel primo trimestre c'è stato un più 20%, e, chiaro rispetto all'anno scorso, però comunque il mercato dei libri è molto, molto sano, è più sano in Italia che in altri paesi europei storicamente più fortunati, quindi sì, la crescita della lettura c'è stata. Durante il lockdown, sarà successo anche a voi, c'è stato un blocco iniziale, non riuscivamo a leggere, tantissimi di noi non riuscivano a leggere, addirittura gli scrittori, non so se ricordate Baricco, raccontavano di non riuscire a scrivere. Ma è normale, perché eravamo tutto il tempo incollati ai televisori, ai tablet, a WhatsApp per capire i dati, macinare dati, leggevamo tantissimo ma non leggevamo libri. Poi c'è stato lo sblockdown, no? Che durante il lockdown è venuto un po' per tutti, e L'Angelo di Monaco, che è il mio libro per d'esordio, è uscito con l'Onganesi l'anno scorso, è stato una specie di libro sblockdown per molte persone, perché ha avuto la fortuna di uscire prima, è cresciuto col passaparola, e per molte persone è stato uno dei libri che hanno riaperto la lettura, che è rimasta congelata per delle settimane. Io stesso mi sono dovuto forzare. Però dopo sì, dopo ci siamo stancati probabilmente di Netflix e di Amazon, perché sono mezzi strepitosi, straordinari. Però sai come si dice in sceneggiatura, no? Nel film, si dice, nel cinema si dice che i film hanno pelle. I film hanno la pelle. Cioè tu puoi vedere solo fino a un certo punto, non puoi entrare dentro ai personaggi. E in un momento come questo, in un momento prolungato come questo, in realtà la superficie dopo un po' stanca, c'è bisogno di entrare dentro, e solo i libri entrano dentro, solo i libri vanno sotto la pelle. Ecco, in effetti questa cosa che gli dicevi, allora magari non te la prenderai per una cosa che mi sono permessa di fare per questa presentazione. In questo momento chiedo Alessandra, mi fai sentire quel pezzo che ti ho chiesto di leggere? Ci fai sentire? Ok. Marco Maletti aveva 35 anni e passava metà del suo tempo a chiedersi: tutto qui? Non che potesse lamentarsi. L'Italia era stretta da anni tra crisi economica e precariato diffuso, ma lui aveva trovato un posto stabile come informatico subito dopo la laurea, e su quello aveva costruito con facilità un piccolo impero, una casa grande, una bella moglie, due figli in salute, un'auto invidiabile, un discreto conto in banca. Da qualche tempo i soldi avevano smesso di aumentare, vero, ma nemmeno calavano. E a conti fatti, gli avrebbero garantito sonni tranquilli per 3-4 anni, anche se ogni cosa intorno a lui fosse andata improvvisamente storta. Eppure, passava metà del suo tempo a chiedersi: tutto qui? E l'altra metà a sperare che ogni cosa intorno a lui andasse improvvisamente storta. Non poteva lamentarsi, questo no. Ma giorno dopo giorno si svegliava sempre più svuotato. Quel freddo lunedì di fine marzo la radio sveglia era puntata alle 6:30, ma lui era in piedi già dalle 4.
Ricky, il suo primogenito, si era svegliato urlando e Marco si era alzato come sempre per portarlo in bagno, dargli da bere e rimetterlo a letto. Quando era riuscito a riaddormentarlo una buona mezz'ora dopo, era stato il turno di Edo, il secondogenito, che ancora prendeva il latte e aveva deciso di non averne abbastanza in corpo. Marco lo aveva raccolto dalla culla e dondolato tra le braccia per quasi un'ora prima di arrendersi e portarlo con sé nel letto matrimoniale, dove Elsie, la sua statuaria moglie danese, dormiva il sonno stremato delle madri. Il piccolo si era fatto strada verso di lei e aveva trovato da solo ciò che gli serviva. Succhiando il latte faceva tanto rumore che Marco non era riuscito a chiudere occhio, anche a causa di un pensiero ignobile che lo assillava da settimane. Quel poppante aveva accesso a sua moglie e lui no. Ci stava ancora pensando un'ora dopo, mentre sedevano tutti insieme intorno al tavolo della cucina per fare colazione, storditi dai cartoni animati a tutto volume e dai capricci alternati dei bambini. Marco guardava sua moglie, cercando di ignorare il pigiama di flanella coi cuoricini che da qualche anno aveva eletto e tenuta da casa. Un tempo Elsie era stata molte cose: elegante, appassionata, divertente, stimolante, energica. Poi erano intervenuti il matrimonio e le due gravidanze. E da tante cose ne era diventata una sola: stanca. Sono stanca, diceva Marco svegliandosi la mattina. Sono stanca, gli scriveva via mail durante il giorno. Alla sera, rientrando dal lavoro, lo salutava dicendo: non sai come sono stanca. Quando i bimbi avevano cenato, fatto il bagno, letto le storie, preso finalmente sonno, nell'intimità faticosamente ritrovata, lei gli confessava in un sussurro: sono così stanca. Poi si metteva a russare, leggermente, ma implacabilmente. Non si contavano le sere che Marco aveva iniziato un discorso per poi scoprire, dopo svariati minuti, che Elsie si era addormentata da chissà quanto. Un tempo era stata una forte lettrice, ma ormai leggeva solo a letto la sera e dopo poche righe la testa le cadeva sul libro, che Marco le sfilava con delicatezza e delusione dalle mani per riporlo sul comodino. Erano 6 mesi che Elsie aveva iniziato Anna Karenina e non era andata oltre pagina 42. Una volta Marco aveva fatto una battuta a riguardo. Con il matrimonio alcuni si sposano, altri invece si spostano. Ma era una battuta amara e nessuno dei due aveva riso granché. Beh, disse lei ora, notando il suo sguardo sopra il caffè, cos'hai? Nulla, rispose Marco. Nulla che possa dire, almeno. Ti ricordi che oggi devi chiamare il commercialista per la dichiarazione dei redditi? Poi ci sono le analisi da ritirare durante la pausa pranzo. Ah, e non dimenticare di stendere prima di uscire. Ieri ti sei scordato, ho dovuto risciacquare tutto il bucato. Ah, nella mia macchina si è accesa una spia strana. Scriviti che dobbiamo controllarla. E ci sono sempre quei soldi fermi sul conto. Dovresti chiedere a qualche collega come investirli. Marco prendeva nota di tutto e intanto pensava: quando è stato? Quando è successo che il nostro matrimonio è passato dall'amore alla logistica? Ok, allora questo è un frammento del primo capitolo di del Club Montecristo. Ci spieghi un attimo che cos'è questo club? Intanto grazie per la lettura, sempre molto divertente farsi leggere da altri poi così bene una cosa che hai scritto tempo fa, che poi alla fine te la dimentichi anche, no? Le cose che scrivi, quindi io non lo rileggo, gli scrittori non si rileggono quasi mai, perché quando hai scritto una roba, poi non la puoi, quando è stampata, non la puoi più correggere, allora è una cosa terribile. Però insomma, letta bene così, uno è quasi, si diverte quasi. Il Club Montecristo, allora, è un giallo, si capisce dal prologo che Maria hai letto all'inizio, e poi dopo c'è questo incipit del primo capitolo che invece è un po' più commedia, perché il Club Montecristo è questa cosa qui, è un giallo umoristico, è un giallo leggero,
che però tratta di un tema pesante, un tema che non è proprio leggero di per sé, perché il mio maestro Umberto Eco diceva questo, no? Scherzare sì, ma sul serio, voleva dire sia sulle cose serie sia seriamente. Si può ridere di tutto se lo si fa con un certo rispetto, e anzi alle volte ridere di certe cose aiuta anche a metterle in luce. Io sono un bibliotecario, ho passato diversi anni a andare al carcere di Modena, non perché avessi commesso cose, ma per andare a leggere ai detenuti passaggi di libri, raccontare storie. È un modo che la biblioteca in cui lavoro da quasi 30 anni ha escogitato per aiutare a riformare queste persone che finiscono dentro, a espiare le colpe, ma in teoria, secondo il nostro ordinamento, anche a riformarsi, a rinascere a una nuova legalità, a studiare, eccetera. E andando in carcere ho visto cose, ho sentito storie che generalmente uno non vede, non sente, perché il carcere è quasi un rimosso nella nostra coscienza civile. In Italia ci sono 191 istituti di pena, 191. Eppure non se ne parla praticamente mai. Ci sono ogni tanto delle fiction, però sono per lo più cose o sul carcere minorile oppure cose straniere, un po' patinate, un po' avventurose, ma la realtà del carcere non si racconta. E la realtà più importante del carcere è la recidiva, cioè il fatto che in Italia il 70% dei detenuti, una volta scarcerati, torna dentro nel giro di un anno. E non perché siano cattivi, no? Non perché siano lombrosianamente tarati, ma proprio perché nella maggior parte dei casi, anche se loro vogliono rigare dritto, una volta fuori non riescono, non hanno la possibilità di farlo, non hanno gli strumenti, magari perché non gli sono stati forniti dal carcere o dalla vita precedente, ma non riescono proprio a reinserirsi in una società che, comprensibilmente, non affitta casa a un ex truffatore, non dà lavoro a un ex ladro, e non ci sono dei mezzi, degli strumenti ben formati per reimmettersi nella vita civile, così queste persone alla lunga rischiano di tornare a usare le loro specialità, le loro capacità criminali, si fanno beccare e tornano dentro, che non è una meraviglia, non piace a nessuno. Cioè, le porte del carcere sono un po' delle porte girevoli. E allora a un certo punto, mentre parlavo con queste persone, mentre ragionavo con loro, mi è venuto in mente che non sarebbe stato male se ci fosse, visto che io sono emiliano, e qui in Emilia abbiamo creato le società di mutuo soccorso tanto tempo fa, queste società dove gli operai si aiutavano tra di loro, no? Anche economicamente, non sarebbe stato male avere una società di mutuo soccorso tra ex detenuti che si aiutano tra di loro economicamente, ma non solo, anche motivazionalmente, anche informativamente, a rimanere al di fuori dall'illegalità. Una volta usciti dal carcere, se vogliono rigare dritto, seguendo un codice di comportamento molto stretto, si associano in questo club Montecristo, come lo chiamano loro, un omaggio a Dumas, al conte di Montecristo, e si aiutano a trovare casa, a trovare lavoro, a tenerli e a stare lontani da ciò che li ha portati in carcere la prima volta. Questa era l'idea di base. Gli ammutinati, come si fanno chiamare questi ex detenuti, visto che vivono a Mutina, che sarebbe la mia città Modena, ma un pochino traslata, gli ammutinati si ribellano all'idea che ladro una volta, ladro per sempre, e si fanno una vita tutta loro a parte, una società parallela, non vogliono avere niente a che fare con la società normale, vivono tranquilli sotto il radar e stanno bene così, stanno abbastanza bene. Se non che un giorno uno di loro viene accusato di questo. Quello che vedete in copertina è che, e tu hai letto nel prologo, una ragazza viene trovata morta in un modo orribile in casa sua e purtroppo alcune prove indiziarie, vaghe ma abbastanza indiziarie, puntano su un ex detenuto che è uscito dal carcere tempo prima, che riga dritto, che è un ammutinato, è una persona quasi innocente, innocua di sicuro, e però la polizia non ha intenzione di indagare oltre perché hanno lui come sospettato e ciò gli basta. Per cui gli ammutinati si trovano per una volta a dover rinunciare al loro proposito e a riprendere in mano le loro specialità criminali per indagare, per trovare il vero colpevole. Perché come dice la tagline, l'idea di base della serie, questo è il primo romanzo di una serie, nessuno conosce il crimine meglio di un criminale. Claudia, vai avanti. Sì, ci sono. Dritto davanti a lui, piantato in mezzo al parcheggio come una visione, vestito di nero da capo a piedi, neanche fosse un becchino o un malvagio dei fumetti. Lance. Marco sentì un brivido scuotergli la spina dorsale. Lance Iula. Lì, davanti a lui. Dopo tutto quel tempo. Il primo pensiero fu: sono 8 anni che non lo vedo. Il secondo: è sempre bello in modo irreale.
Come se gli avesse letto nella mente, l'uomo in nero sorrise. «Ti trovo bene», disse con voce grave. Era lontano una decina di metri e il suo era stato poco più che un sussurro. Marco però lo sentì perfettamente, come se gli avesse parlato per telepatia. «Anche tu sei in forma», disse. «Che ci fai qui? Quando sei?» «A ottobre», rispose l'uomo in nero muovendosi verso di lui. «Scusa se non ti ho cercato prima, ma non è stato facile». Marco non credeva ai suoi occhi. Erano 8 anni che non vedeva il suo migliore amico di tutta una vita e 10 mesi da quando gli aveva scritto l'ultima lettera. Di solito ne spediva una ogni 3 settimane e riceveva risposta a breve giro. Poi, un anno prima, la corrispondenza si era interrotta senza spiegazioni. Marco aveva scritto altre 2 lettere, temendo che l'ultima fosse andata smarrita, ma nulla. Lance non aveva più risposto. Lo guardò. Si era fermato a 1 metro da lui e lo fissava negli occhi con quel lieve sorriso a labbra chiuse. «È cambiato», si disse Marco con stupore. «Da vicino si notano le rughe. Sembra sempre un attore del cinema, ma è invecchiato, e non solo di 8 anni». «Beh, è bello vederti», gli disse. Sorrise a sua volta, gli tese la mano. Lance scosse la testa, poi si avventò su di lui, serrandolo in un abbraccio. «Ehi!» disse Marco assorbendo l'impatto. «Ehi!» ripeté battendogli le mani sulla schiena. Dopo l'imbarazzo iniziale, sentì i muscoli sciogliersi nel calore della stretta. I suoi occhi tornarono a pungere. «Mi sei mancato», disse Lance. «Anche tu», si trovò a rispondere Marco. L'altro si staccò e tornò a guardarlo negli occhi. Marco ebbe l'impressione che stesse cercando di leggere qualcosa, qualcosa che prima non c'era. E si aspettava di trovare adesso, dopo l'abbraccio. Ma Lance non disse nulla a riguardo. Aveva altro per la testa. «Ho bisogno del tuo aiuto. Qualsiasi cosa. C'è stato un omicidio». La frase colpì Marco come un pugno. «Una ragazza, uccisa in casa sua. La polizia accusa un uomo, un mio amico. Ma io so che è innocente. Devi aiutarmi». «Aiutarti?» chiese Marco in un fiato. «A dimostrare che non è stato lui. Un tuo amico del Sant'Agnese?» C'era diffidenza nella voce di Marco. Lance si adombrò. Era normale, ma faceva lo stesso male. «Sì», disse, «un mio compagno, ma non è stato lui. Hai le prove?» Lance scosse di nuovo la testa. «Lo conosco. È impossibile che l'abbia uccisa. Se lo incontrassi, diresti lo stesso, e lo incontrerai. Prima però devo spiegarti di cosa si tratta, come puoi aiutarmi. Sempre che tu voglia. Hai tempo per un caffè?» Marco guardò l'orologio, le 9 passate. Sarebbe entrato tardi, ma al diavolo. Era l'inizio del mese e da gennaio in qua aveva accumulato tanto straordinario da poter restare a casa 2 settimane di fila se avesse voluto. Ma solo che non voleva. Lavorare era più riposante che rimanere a casa con Elsie e Bimbi. «D'accordo», disse, «ma se non mi piace ne resto fuori. Ho 2 figli piccoli, non voglio guai». «Tranquillo», rispose Lance, «non ti chiederò di fare cose illegali». Lo disse con viso aperto e sereno, l'immagine stessa della sincerità. Ma dentro di sé, Marco sentì che il suo amico di tutta una vita gli stava mentendo. Allora, da quello che ha letto Claudia, si capisce, si intuisce chi è Lance. Invece chi è Marco? Chi è Marco? Allora, bellissima lettura di nuovo, grazie mille. E si sposa perfettamente con quello che abbiamo raccontato fin qua, perché parlavamo del Club Montecristo, parlavamo degli ammutinati, però per raccontare questo mondo, questa società segreta, a fin di bene, mi serviva un accesso. E ho pensato, visto che io stesso non è che conoscessi così bene il crimine, che un accesso perfetto poteva essere Marco Maletti, detto Arno, come scopriamo più avanti. Marco è una persona ordinaria che un po' più che ordinaria, che ha tutto quello che si può desiderare nella nostra società, quello che pensiamo di desiderare più di ogni altra cosa. A 35 anni lui ha una, come abbiamo sentito prima, una grande e bella casa, ha una bella moglie, ha 2 figli che ama, in salute, ha un bel lavoro, ha i soldi in banca, anche se c'è una crisi. Lui ha tutto quello che si può volere, ma si sente in gabbia. Si
si sente fin troppo ordinario, si sente su dei binari talmente, talmente fissi che lo portano in una direzione talmente veloce che non si sente spossessato, in un certo senso, è libero ma non sa cosa farsene della sua libertà. Mentre il suo migliore amico di infanzia, di adolescenza, Lance, Lance Yula, che non è un soprannome, invece è un nome vero, Lance è stato in gabbia davvero, è stato 7 anni in carcere, non si vedono da 8, perché poi una volta uscito, lui che è stato in gabbia davvero, una volta uscito con la libertà ritrovata, a sua volta non sa cosa fare, è rimasto come paralizzato, è rimasto in un certo senso ancora dentro, anche se è fuori, che è una situazione abbastanza difficile da gestire. Lui è deragliato da quei binari completamente e ora non riesce a trovare la forza di rimettersi sui binari e non sa neanche se ne vale la pena. Lui è lì che gira, gira a vuoto. Fino a quando non succede questa cosa, per l'appunto la ragazza muore e viene trovata morta, gli ammutinati vengono accusati nella persona di un associato, lui che lo conosce, che sa che non può essere vero, all'improvviso ha una scossa che lo riporta su una carreggiata, su una qualche strada. C'è qualcosa di importante da fare, bisogna dimostrare che il loro amico è innocente. Per farlo hanno bisogno, oltre che delle capacità di questi ammutinati, anche di qualcuno che ne capisca di informatica. Perché una cosa che non si racconta è questa, che mettere una persona in carcere per qualche anno equivale a mandarla indietro nel tempo. Infatti. Voi immaginate essere in carcere per 8 anni, negli ultimi 8 anni. Uscireste senza avere la minima idea di come funziona uno smartphone, che cos'è un social. È equivalente davvero di essere su un altro pianeta. Quindi hanno bisogno di qualcuno che capisca di informatica e si dà il caso che Marco ha questo lavoro molto comodo e molto redditizio, estremamente noioso. Lui è un informatico bancario. Come tutti gli informatici, si sente un hacker e sa manipolare molto bene la rete, però lui sta sempre nei limiti della legalità. Lance va da lui e gli chiede questa volta di spingersi un po' più in là, di uscire dai suoi binari, dalla sua ordinarietà. E questo salverà, in un certo senso, salverà Marco, mettendolo però in tutto un altro ordine di guai. Allora, quello che dicevi prima e poi anche la spiegazione che hai dato a proposito di Marco era un pochino quello a cui volevo arrivare, per cui ho risposto benissimo. No, perché era qua che volevo arrivare. Leggere dei brani da un giallo è sempre una cosa imbarazzante, perché sei sempre lì a dirti oddio, va a finire che svelo qualcosa, invece in questo modo. Però questo, che poi è proprio il primo capitolo del Club Montecristo, è secondo me particolarmente importante. Ti dico, all'inizio dell'intervista hai detto questa cosa del il cinema è pelle, il libro entra nel profondo. È effettivamente quello che ho sentito leggendo il Club Montecristo, perché è un giallo avvincente, è un romanzo divertente, però in realtà, ti dico, io non sono una critica letteraria, io sono una lettrice, no? Quindi leggo, e con questa cosa che ho la possibilità di parlare con gli scrittori, poi mi diverto a togliermi i miei dubbi di lettrice, ok? È una cosa che mi piace tantissimo, è trovare la storia nella storia, la storia piccola che è all'interno della storia grande. Quindi la trama gialla è condotta benissimo. All'inizio mi sono fatta proprio la domanda, sì, ho capito, ma per quale motivo una figura come quella di Marco dovrebbe buttarsi in un'avventura così folle con delle persone così, così lontane da quella che è la sua realtà? Avresti trovato una chiave molto, molto, molto semplice trovando il classico nerd, il figlio dell'amico che smanetta con il computer. Era, come dire, una soluzione comoda, facile e probabilmente che avrebbe anche acchiappato una fetta di pubblico. Invece tu hai fatto una scelta molto precisa. Allora non so se era intenzionale, ma secondo me, da quello che hai detto, sì. La storia piccola nella storia grande è proprio il motivo che lo spinge a entrare in questa avventura. Il peso di una vita quotidiana che non ha stimoli, che non ha qualcosa, che pesa. In realtà, almeno, non so se era nella tua intenzione, io l'ho sentita per tutta la lettura, questo peso accompagna tutta la narrazione.
E poi ce n'è ancora. Hai assolutamente ragione, sai, il famoso logorio della vita moderna. Guarda, ti rispondo parlandoti di un altro autore, di un altro personaggio che amo molto. Si chiama Jack Reacher, il personaggio, ed è il protagonista di 24 romanzi scritti da questo signore inglese, trapiantato in America, Lee Child, che si è immaginato, ci ha fatto anche un film, due film, Tom Cruise, si è immaginato questo tizio grande e grosso, un ex maggiore militare di tipo 2 metri per 200 kg tutti i muscoli, che gira per l'America senza un legame, ma senza niente, cioè lui addirittura non ha una valigia. Lui gira l'America a piedi, con solo i vestiti che ha indosso e uno spazzolino pieghevole. Ogni volta che arriva in una cittadina nuova si guarda un po' intorno, poi decide dove andare in quella dopo, di quando in quando si mette nei guai oppure scopre che c'è un'ingiustizia in corso. Siccome lui è un ex soldato con delle grandi capacità sia deduttive che di menare le mani, risolve le cose, tipo l'A-Team, fai conto, e poi se ne va. Questa serie di libri ha avuto un successo immenso e io sono rimasto risucchiato, me li sono letti tutti perché? Perché fa proprio questa cosa qua. Cioè, incarna il sogno che tutti noi, inquadrati in una civiltà occidentale estremamente organizzata, che ci protegge da tante cose, ma ci allontana anche da tante altre cose, il sogno che tutti noi abbiamo, quello di fuggire. Magari per un pochino, però di allontanarci, di staccarci, possibilmente protetti. Questo è quello che succede a Marco. Marco è tante persone che io conosco, forse un po' sono anch'io, una persona che ha seguito gli step che sono stati costruiti per lui da qualcuno o da nessuno nel tempo, per cui ha fatto le scuole, le fatte bene, e poi aveva un talento, aveva un desiderio, quello di scrivere, che tiene dentro di sé, ma non segue, non gli dà fiato perché lui prima voleva avere la sicurezza economica, lui non voleva essere uno di quegli scrittori che per l'arte poi muoiono di fame, no, lui voleva essere tranquillo, poi ha incontrato una donna di un certo tipo, allora la donna la sposi, perché la ami, la sposi, ci fai figli, devi proteggerli, quindi tutti questi step che poi ti portano inesorabilmente alla fine, ti portano inesorabilmente alla conclusione che non ti lascia più nessun altro spazio, tutto è previsto. A me dà sempre un po' di orrore quando sento dei coetanei, io ho 40 anni, dei coetanei che parlano della pensione, ma quando noi non avremo la pensione, ma non ci voglio pensare alla pensione, ma stai scherzando, cioè c'è tutta la vita da vivere prima, no? Quando saremo lì sarà bello fare quello, però intanto, giusto? Ma noi abbiamo questa idea, noi pensiamo quello che verrà adesso nel lockdown, adesso con il virus e i vaccini, noi siamo terrorizzati dall'aver perso un anno e chissà quanto altro ne perderemo. Ma i miei nonni, per esempio, non erano così. Si sono fatti 6 anni di guerra, i miei nonni. E loro non erano così, perché non si pensava in questo modo. Era ancora tutto da costruire. Noi viviamo in mezzo a questa sovrastruttura meravigliosa, perché ci consente di non morire di fame, però schiacciante. Il desiderio è quello di fuggire, però non lo facciamo mai. Ora arriva un tuo amico, una persona che sì, non vedi da tanto tempo, però è l'amico per la pelle, profondo, che ti viene a dire ho bisogno del tuo aiuto. Tanto per cominciare, uno come Marco, il suo aiuto non ha bisogno di nessuno, ma lui si chiama Marco, no? E lo chiamano Marco, lo chiamano papà, lo chiamano ingegner Maletti. Lance arriva e lo chiama Arno. E Arno è un brivido per Marco, perché è un nome che lui non sente da una vita, ed è legato a una storia molto precisa, ed è il vero Marco Maletti, che nessuno ricorda più. Quindi arriva un amico, gli ricorda chi è, e lo invita a uscire dal percorso, dalla strada gialla, la strada oro, quella del mago di Oz, no? Esci un attimo dal sentiero, vieni. Intanto abbiamo una guida, abbiamo un Virgilio, abbiamo Lance, che ci riporterà poi, si spera, salvi e salvi. Gli dice, stai tranquillo, non ti metto nei guai. Sta mentendo, ovviamente, però è una possibilità. E per me era molto importante, come era molto importante che a un certo punto Lance, che invece ha tutte le possibilità davanti e quindi è paralizzato, come è ovvio, trovi una sua strada. Anche Lance ha un talento molto grande, lui era un pittore, molto promettente, e poi con la sua arte lui ha combinato un guaio grosso che l'ha portato in carcere. In carcere ha voluto dimenticare l'arte, anche perché il guaio grosso l'ha fatto per qualcuno o per qualcuna, e quando è uscito dal carcere lui non si è ancora più riconnesso con la sua arte. E tu in realtà hai due personaggi simmetrici, fatto apposta. Guarda, non è che mi sono messo lì a calcolarlo, però si vede che avevo dentro questo parallelismo che è un po' una dicotomia fondamentale, no? Il dionisiaco, l'Apollino. Non è un caso che uno è bellissimo, no? Lance è talmente bello, è il tipo di uomo che quando entra in una stanza tutti si girano, no? Le donne si girano rapite, gli uomini si girano invidiosi, però tutti si girano. E lui di sta bellezza pure non sa cosa farne, anzi per lui è un peso. Arno è un po' più sfigato, un po' più... E non è un caso che Arno, che ha il problema con la moglie, incontrerà Aya, la femme fatale, proprio nel corso della sua indagine cauta e
condotta lui incontrerà il grande pericolo. E questo è un primo romanzo di una serie, si legge da solo, si conclude, con i suoi colpi di scena, con le risate, ti spezzano un po' il cuore, fa che deve fare, ma vedrai nel prossimo, è già scritto e vedrai che succede. Invece, prima del Club Montecristo, hai pubblicato, non scritto, pubblicato un altro libro che è L'Angelo di Monaco. Preciso che hai pubblicato prima quello perché in realtà il Club Montecristo è precedente, ha vinto un premio, in questo momento non mi ricordo che premio era, scusa. Premio Tedeschi. Poi ho scritto un romanzo ambientato in Germania, di casi della vita. Ecco, L'Angelo di Monaco. L'Angelo di Monaco è un giallo storico ed è particolarmente complesso perché i protagonisti sono delle figure di un certo peso, diciamo. Ci dici qualcosa dell'Angelo di Monaco? Come che l'hai definito prima, dei protagonisti particolari. Sì, in particolari. L'Angelo di Monaco, questo libro qua, che come dici tu, è stato pubblicato prima di questo, ma non scritto prima. Questo è il terzo libro che scrivo. Io ho scritto prima questo, che ha vinto un premio, il premio Tedeschi per il giallo inedito. È un premio importante che è stato vinto anche da Lucarelli o da Machiavelli, altre persone che finiscono in Elli, poi l'ho vinto io, ed è uscito così. È uscito in edicola, come giallo Mondadori, nel 2017. Poi ho scritto il seguito, del Club Montecristo, che Mondadori ha già, che pubblicherà, non ho capito se a fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. E poi ho scritto L'Angelo di Monaco perché ho scoperto una storia incredibile che io non sapevo, perché sai, poi l'ignoranza è importante nella vita. Io pensavo di essere una persona colta di storia, però non so tutto. In particolare c'è una fetta di storia che riguarda la metà del Novecento che io ho sempre un po' evitato, perché di fascismo, nazismo, Shoah, che sono temi che mi colpiscono, mi tagliano molto, pensavo di saperne abbastanza. E invece un giorno stavo leggendo un romanzo che ci gira intorno e sono incappato in questa storia per me inaudita, la storia della morte molto misteriosa, della nipote prediletta, amatissima, si dice anche non proprio in maniera propria, amatissima di Adolf Hitler, Geli Raubal. Geli Raubal nel settembre del 1931 a Monaco venne ritrovata morta in una stanza chiusa dall'interno, uccisa da un colpo d'arma da fuoco al cuore. L'arma, la pistola, era lì di fianco a lei, per cui si parlò di suicidio. Se non che appunto la stanza era all'interno dell'appartamento di Adolf Hitler, la pistola che aveva sparato apparteneva a Adolf Hitler e l'indagine che seguì fu condotta, diciamo, in maniera, diciamo, un po' raccoglitizia, un po' a tirar via, giusto un po', con un sacco di pressioni. In seguito è stata addirittura cancellata la memoria di Geli Raubal, anche se i documenti a cercarli esistono ancora, e questo spiega per quale motivo, spiega il paradosso Eva Braun, come lo chiamo io, per quale motivo tutti al mondo sanno chi è Eva Braun, una delle donne più famose di sempre, e nessuno sa chi è Geli Raubal, quando in realtà in Germania, fino alla loro morte, fino al suicidio nel bunker, di Eva Braun e Hitler, nessuno aveva la minima idea di chi fosse Eva, non l'avevano mai sentita nominare perché il partito la teneva nascosta, mentre Geli Raubal, che era famosissima per lo scandalo della sua morte, era conosciuta da tutti. E dopo la guerra questa cosa si è invertita fino al punto che di Geli Raubal non si parla mai, non la conosce quasi nessuno. Chi la conosce magari sa Due notte veloce, sa quello che i nazisti dissero di lei, che si era suicidata perché era squilibrata, perché aveva paura di esordire sul palcoscenico, perché lei era una cantante, aveva una voce meravigliosa, però insomma una piccola nota a margine di volumi ponderosi, eppure la storia di Geli avrebbe potuto cambiare la grande storia, e poi Geli aveva 23 anni, era una ragazza piena di vita, piena di... E, insomma non è giusto che sia morta come morte, non è giusto che non si sappia neanche che è esistita. Quando ho scoperto questa storia sono rimasto col cuore spezzato e mi sono detto, beh vabbè, vado a vedere se esiste un romanzo, non esisteva un romanzo. Cerco un film, non esisteva un film. Alla fine ho scoperto che non c'erano neanche dei saggi biografici su di lei, per cui un po' per capire io ho iniziato a raccumulare cose e alla fine avevo tanto di quel materiale da poter scrivere io un saggio. Però visto che si trattava in realtà di un'indagine mancata e visto che di mezzo c'erano persone come particolari come Hitler, come Himmler, Göring, Goebbels, erano tutti lì a Monaco, la conoscevano tutti, erano tutti lì connessati con questo caso, mi sono detto... ma proviamo a scrivere un thriller storico. Ed è uscito questo libro estremamente fortunato che continua a darmi soddisfazione e che mi consente di illudermi di aver rimesso un po' in circolo la storia di Geli.
Ma oltretutto lo sto trovando perché sono nel pieno della lettura e è difficile staccarsi letteralmente. Abbiamo Particolarmente incollato le pagine, alle gruppo dita. che Longanesi usa spesso. No, in realtà trovo questa operazione particolarmente interessante perché nell'incontrare tutti questi personaggi particolari, che sono comunque personaggi reali che conosciamo più o meno tutti, anche soltanto per sentito nominare, quindi sono un po' anche come dire, nella fantasia ormai di tutti. Però nell'entrare così, in maniera così concreta all'interno del romanzo, assumono una dimensione umana che è particolarmente interessante perché quando parliamo di quella fetta della nostra storia, abbiamo comunque sempre una certa difficoltà a considerare persone quelle, però sono persone. Non è che c'è nel tuo romanzo ci sono particolari forme di simpatia, diciamo, o di antipatia. No, è come dire, anche molto distaccato, riesce a essere anche piuttosto distaccato nei confronti di queste figure, trattandole proprio esattamente come personaggi di una trama gialla, dando, come dire, dando una mano comunque a ricomprendere determinate dinamiche, è quello che è stato, anche perché la cosa particolarmente interessante è che il romanzo si svolge agli inizi della carriera, di Hitler, giusto? Assolutamente sì. Dici, un sacco di cose interessanti mi hai fatto fare un passaggio che non avevo mai fatto a livello logico, dopo ti dico. Però sì, allora, nel settembre del 31 Hitler, allora, non è agli inizi della sua carriera, è agli inizi del suo successo. Lui nel 23 aveva fatto un tentato golpe, il famoso Putsch di Monaco, aveva cercato di marciare con 3.000 delle sue milizie, delle sue SA su Monaco e prendere il potere, sicuro che gliel'avrebbero concesso, invece gli spararono contro, ci furono i morti. Lui venne portato al tribunale e si salvò per il rotto della cuffia dall'impiccagione, finì in carcere, doveva starci degli anni, in realtà ci stette tipo 10 mesi. In quei 10 mesi scrisse Mein Kampf, però una volta fuori il partito era azzerato, il partito era tipo allo 0,7%, una cosa così. Nel giro di 8 anni lui riuscì a portarlo al 37%. Quando noi iniziamo a leggere questo libro, quando apriamo le danze, nel settembre del 31, lui sta per avere il suo primo grande incontro con il presidente della Repubblica di Weimar, con Hindenburg, e sta per avere il colloquio decisivo che nel giro di un anno e mezzo più tardi neanche, lo porterà al potere. Lui diventerà cancelliere nel gennaio, fine gennaio del 33, quindi un anno e 4 mesi più tardi. E poi dopo, neanche 2 anni dopo, sarà in assoluto il capo indiscusso e proprietario in realtà della Germania, il padrone della Germania. Però una cosa abbastanza sconvolgente ma vera, che non racconta il romanziere per vendere il romanzo, ma raccontano i giornalisti dell'epoca sui giornali che ho recuperato per scrivere L'Angelo di Monaco. Dopo la morte di Gilly Rabal fu tale lo scandalo che per una settimana tutti credettero che Hitler fosse finito, lui stesso. Lui si ritirò in una località segreta, ci stette 3 giorni, 3 notti, lo dovevano guardare a vista, gli dovevano portare via tutto quello che poteva essere usato come un'arma, perché lui meditava di ritirarsi dalla politica, ma forse neanche solo dalla politica, forse meditava di ritirarsi dalla vita, perché lui questa ragazza voleva veramente bene. Si è parlato tanto, però comunque di sicuro c'era un affetto per Gedi Raubal. Ma poi tutti i nemici politici cercarono di montare il caso, i giornali gli diedero contro e tutti quanti gli nemici interni al partito gli diedero contro cercando di spodestarlo. Ci fu un breve momento, una settimana, percepita dai contemporanei in cui la piccola storia di Gedi Raubal poteva cambiare la grande storia. Tutto poteva andare diversamente. La cosa che però dicevi tu all'inizio, sì, è molto vera, e stavo pensando che in realtà l'ho fatto anche con questo, anche con il Club Montecristo, non ci avevo mai pensato. Ci sono molti punti in contatto tra questi due romanzi. Il primo è il tentativo di rendere giustizia. L'Angelo di Monaco cerca di rendere giustizia alla memoria di una ragazza che non ha avuto giustizia, non ha avuto giustizia per la sua morte, allora si cerca almeno di restituire giustizia, rendere giustizia alla sua vita. E il Club Montecristo io cerco di raccontare il mondo del carcere con occhi
non pregiudiziali. E quindi è un po' la stessa cosa in un certo senso, perché tu dici bene, e non come figure già stabilite, fissate, già lette in negativo o in positivo, ma in maniera neutrale. Io dico di solito questo quando magari insegno, o provo a insegnare, insomma, scrittura creativa, come si scrive un giallo, come non si scrive un giallo. Io dico sempre che non sono personaggi, sono persone. E Hitler, sì, noi siamo abituati a pensarlo come il male assoluto, ma questo è comodo, è molto molto comodo. Se i mostri avessero davvero le corna e sapessero di zolfo, tu potresti per strada puntarli a dito e rendertene conto, potresti tenere lontani i bambini, potresti isolarli, potresti prevenire il male che possono fare, ma i mostri sono come noi, non sono distinguibili, sono persone capaci di cose mostruose. Non solo, nel settembre del 31 tutti questi, che sicuramente non erano delle belle persone, avevano già fatto delle cose, ma non è che chissà cosa avessero fatto ancora di così mostruoso, non avevano fatte, perché menavano da un po', però non lo dico io, lo dice Joachim Fest, che è uno dei grandi biografi di Hitler. Se Hitler fosse morto nel settembre del 38, cioè un anno prima di fare la guerra, di muovere la guerra alla Polonia, quindi creare, se lui fosse morto nel 38, oggi lo ricorderemmo come uno dei più grandi statisti della politica tedesca di tutti i tempi, perché non aveva ancora ceduto a certi orrori. E per concludere, di nuovo, non per vendere il romanzo, ma perché è una cosa che venne detta, pensate, da Göring a Norimberga durante il processo di Norimberga: la morte di Guy Raubal fu la goccia che fece traboccare il vaso dell'umanità di Hitler. Ma quindi prima era umano. Allora, se lo devo raccontare come un romanzo storico, io vado a vedere cosa diceva, cosa faceva, cosa ne hanno raccontato gli altri. La cosa che ti stupisce è che a tratti, non dirò simpatico, però affascinante, sì, lo capisci come quest'uomo, questo metto, questo caporale austriaco è riuscito a soggiogare intere masse, perché non dimentichiamoci che lui il potere l'ha preso democraticamente, affascinando milioni di persone. Senti, allora, tu sei bibliotecario, scrittore e poi sei traduttore e editor, ok? Sì, faccio un sacco di cose. Tutte quest'altra fetta della tua vita quanto è stata utile nella tua carriera di scrittore? Ma allora guarda, cosa che dico sempre, perché mi scrivono in tanti, e io cerco di mi scrivono in tanti aspiranti scrittori, mi chiedono come si fa, no? E io cerco di dare a tutti la giusta attenzione, perché qualcuno come l'ha fatto ed è importante. Dico sempre questo, che non c'è una strada, e non conosco due scrittori che abbiano una strada simile. E la strada è quella che percorri, comunque tu la percorra, per arrivare dove devi andare. Tutto quello che fa è importante, in positivo e in negativo. Io ho vissuto tutta la vita in mezzo ai libri. Per darti un'idea, io ho fatto liceo scientifico, poi ho studiato filosofia. A Bologna ci sono andato perché il libro della vita per me era Il nome della rosa di Umberto Eco, letto a 14 anni. Umberto Eco insegnava a Bologna, sono andato a Bologna. Poi da lì sono andato in Inghilterra un anno, eccetera. Quando sono tornato, mi sono iscritto a una scuola di scrittura, perché un altro maestro per me era Alessandro Baricco, lui ha questa scuola a Torino, la scuola Olga, e sono andato là. Ho fatto 2 anni di master in tecnica narrativa, un'esperienza meravigliosa che consiglio a tutti i ragazzi che vogliono studiare quelle cose lì. Ora è anche un'università. Poi dopo mi hanno regalato un terzo anno di perfezionamento gratuito, sono diventato bibliotecario interno, e mentre ero bibliotecario Holden per 2 anni ho fatto uno stage in Einaudi. Ho già fatto alcuni nei giornali. In Einaudi sono rimasto a lavorare come collaboratore esterno, prima come editore interno, poi come editore esterno, traduttore, ricercatore. E poi dopo, nel frattempo, sono arrivato, mi sono piazzato bene in un concorso per bibliotecari a Modena. Sono tornato a Modena, ho continuato a lavorare con Einaudi a distanza, traducendo, facendo tutte quelle cose lì, sempre rimanendo in contatto con i libri. Però non è stato utile avere il contatto con un editore per arrivare a pubblicare. Infatti il mio primo libro pubblicato in edicola è stato pubblicato perché ho vinto un concorso a cui mi ero presentato da anonimo praticamente, e il secondo libro viene pubblicato da Longanesi, che non è neanche dello stesso gruppo di Einaudi di Mondadori. No, quello che ha aiutato è stato rendersi conto in tante maniere diverse che i libri vengono scritti da qualcuno. E questo può sembrare strano, però per esempio Lee Child, che nominavo prima, è un fortissimo lettore, se ne è accorto a 40 anni. Cioè uno che legge tanto pensa che i libri vengono giù dal cielo, nascono perfetti, no? Invece vedere come vengono fatti in tante maniere diverse, con tanti apporti diversi, alla fine uno capisce che è un artigianato, che può diventare arte, ma è un artigianato.
e se lo può fare qualcun altro, allora lo posso fare anch'io. Meglio, peggio, non lo so. Quello che ho imparato facendo tutti questi mestieri è che le parole si mettono in fila in un certo modo e che le storie si costruiscono in tanti modi, ma non in tutti i modi, in certi modi, e che la cosa più importante di tutte è iniziare una cosa e finirla. E poi una volta che l'hai finita, metterla sul mercato. E se ha un valore, verrà riconosciuta. Se non ce l'ha... Che poi, guarda, alla fine, questo l'avete letto, nell'ultima pagina di questo, nell'epilogo, nelle ultime due pagine, io pensavo che questo sarebbe l'unico romanzo che avrei mai scritto in vita mia, perché non pensavo di riuscire a scrivere neanche questo. Quindi ci ho messo dentro tutto, no? Ci ho messo i consigli di lettura, le risate, i colpi di scena, ti spezzo, faccio di tutto. Ci ho messo Antonia Pozzi, qualsiasi cosa. Nell'ultima pagina ho messo il senso della vita, secondo me, secondo Arno e secondo me. Ed è quella cosa lì. Cioè, alla fine è quella cosa lì. Tutto quello che fai serve per essere lo scrittore che diventerai, però devi scrivere, devi iniziare, portare avanti e finire. E poi alla fine, se c'è la magia lì dentro, bene, se non c'è, almeno ti sei tolto l'assillo. È scritto. Ci sono domande? Qualcuno vuole intervenire con qualche domanda? Che siamo, l'abbiamo spolpato abbastanza. ce n'è un sacco, sono dietro, ma ce n'è spolpato. Scarnificato, come dice Marco Piva, amico mio, che inizia sempre l'intervista dicendo: ma oggi ti scarnifichiamo, grazie. Molto piacere. Di quelli che sono a seguire la diretta, c'è qualche domanda? Intanto li saluto tutti. Grazie per l'attenzione. La quarantena blocca la scrittura, qualcuno sostiene qualcuno. Ma voi che... Roberto Albini, anche lui uno scrittore, effettivamente. La quarantena blocca la scrittura, una domanda o un'affermazione? Sembra un'affermazione. Allora, no, non lo fa. E quello che blocca è blocca la vita. Blocca la vita, e quindi, sai, la scrittura... quando ero ragazzino io volevo scrivere, allora mi leggevo tutti i libri sulla scrittura, e ne ho letto uno che mi ha dato tantissimo, si titola Nudo di madre, manuale per giovani scrittori, di Aldo Busi, che aveva una massima meravigliosa. Diceva questo, diceva che non è vero che primum vivere, primum scrivere. Ogni qualvolta vi venga la tentazione di vivere anziché scrivere, diceva Busi, siate suicidali. Ma in realtà non è così, cioè in realtà è che la gente, cioè, ha le bollette da pagare, c'ha i figli, c'ha la stanchezza, c'ha l'energia, siamo tutti stremati, drenati, stanchi, per cui è una lotta corpo a corpo quotidiano. Quindi sì, blocca la vita, però la scrittura è un assillo. La scrittura, adesso non voglio dire che è come un prurito, però è davvero come un pulsante, come io dicevo con mio padre, no? Quando lui non capiva che volevo scrivere, gli spiegavo, no? Dicevo, guarda, è come se tu avessi davanti un quadrante, no? Con tutti i pulsanti, tutta una roba tipo la torre di controllo. Poi in un angolo, là, non vicino, però dove lo puoi vedere con la coda dell'occhio, c'è una spia che lampeggia. E fa così tutto il tempo, ma tutto il tempo, lampeggia tutto il tempo. E non c'è modo di fermarla se non scrivi. Se tu scrivi si spegne, se non scrivi continua a lampeggiare. Ora uno può anche andare avanti tutta la vita con questa spia che lampeggia, ma la verità è che l'unico modo per togliersi l'assillo della scrittura è scrivere. Così come, non mi ricordo chi ha detto, l'unico modo per togliersi di testa una storia è metterla su pagina dopo te la sei tolta. Se no, tu passerai il resto della tua vita a pensare a quella storia lì, se non la scrivi. È la stessa cosa sulla scrittura in generale. E no, io ti dico che molte persone si sono bloccate nella scrittura durante il lockdown. Io durante il lockdown l'anno scorso ho scritto, ho scritto 100 pagine di romanzo in breve, del seguito dell'Angelo di Monaco, che si intitola I demoni di Berlino. Ho scritto 100 pagine della storia condensata e poi ho iniziato a scrivere, ho scritto il prologo e i primi 5 capitoli fino a maggio. Poi ho passato l'estate a scrivere il resto e in questo lockdown invece l'ho revisionato, il libro esce a maggio e sono 400 pagine di libro e sembra anche abbastanza passabile. Quindi no, il lockdown non blocca la scrittura, però bisogna riuscire a sopravvivere per mettersi in condizione di scrivere, ecco, quello sì. Claudia dice che l'ha colpita molto il fatto che lo scrittore è un artigiano e non un artista. Effettivamente fa notare, lo diceva la settimana scorsa anche Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni, quell'uomo, qualsiasi cosa dica Maurizio De Giovanni, quell'uomo è di una saggezza e di un'umanità, e poi è un grande artigiano, lui secondo me è anche un artista. Allora, noi abbiamo un problema grosso, che siamo italiani, abbiamo tanti vantaggi essere italiani, ma abbiamo anche un problema grosso, che per noi l'arte è mistificata, è qualcosa di mistificato, lo sarà sempre.
E per noi una cosa è l'arte, una cosa è la narrativa. No, è la stessa cosa. L'arte è la... Allora, in senso neutro, è arte anche fare lo sgribizzo, il grigoro sul blocco mentre telefoni. Arte è anche quella in senso neutro. In senso valoriale possiamo dire che l'arte è il picco, l'emergenza, il culmine, la cima dell'artigianato, ma è sempre artigianato. E chi è che può davvero distinguerli? Io non credo nella critica, non credo tanto nella critica letteraria, perché poi mostra la corda col tempo. Secondo me, se per te arte è arte, e basta. Cioè, poi possiamo fare le questioni quantitative, no? È arte per un sacco di persone, questa è arte per poche persone, per quelle più arte, questa meno. Però diventiamo Benedetto Croce, cos'è arte, cos'è non è arte. Sono querel che lasciano il tempo che trova. Che sia artigianato è un dato di fatto, perché comunque lo devi costruire, una parola dopo l'altra. E quello si insegna. Quello che non si insegna è a essere te stesso, a essere Maurizio De Giovanni. Quello non si insegna, capito? A essere una persona capace di assumere, riassumere e filtrare tutta quella vita, tutta quella ricchezza. Quello non lo insegni, quello lo sei. Ma a mettere le parole in fila, a costruire una storia, se lui si insegna e voglia. Quindi artigianato. Allora c'è Antonella Masti che, vabbè, a parte il fatto che fai i complimenti alle lettrici, anche lei è rimasta colpita dalla figura dell'artigiano scrittore, dice che leggerà sicuramente i tuoi libri, e c'è Marisa Bonetti che chiede quale tra tutte le cose che fai ti dà o ti ha dato più emozioni. Allora, no, sto cercando di combattere con la risposta immediata, perché è quello che sto facendo adesso. Sto traducendo un libro bellissimo, e tradurre un libro bellissimo è quasi come scrivere, e per certe cose è meglio che scrivere, perché non hai l'assillo dell'idea che devi fare una cosa buona, perché la cosa buona l'ha già fatta qualcun altro, la devi solo tradurre. E però mettere le parole, e cambiare le parole, trasformare le cose, è quasi come scrivere, lo sforzo è un po' lo stesso. Perché scrivere è tante cose insieme, no? C'è scrivere, e c'è l'aspetto stilistico, c'è l'aspetto dell'ispirazione, del mood, dell'atmosfera, e poi c'è la storia, e poi ci sono i temi. La storia e i temi sono quello che dà più da fare a uno scrittore, perché poi purtroppo uno ha quelli e non altri, no? È quello che dicevo prima. Cioè non puoi decidere di essere Maurizio De Giovanni, sei Maurizio De Giovanni, non puoi decidere di essere Dante Alighieri, sei Dante Alighieri, punto, e basta. Quello su cui puoi lavorare è la strutturazione, la scelta, poi parole, puoi lavorare sulle cose lì. Che quindi alla fine è come fare un traduttore. Io sto traducendo un libro spettacolare, strepitoso, per Longanesi, per cui mi sento quasi l'autore, ma, come dire, di cose che non ho scritto io, non ho pensato io, quindi non ho neanche fatto quello sforzo. Però togliendo questo, che è la cosa che sto facendo adesso, per cui la amo per quello, la cosa più bella in assoluto è rileggere una cosa che hai scritto, quindi la fase di riscrittura, di rilettura, e dirti, beh, questa è buona, ma chissà chi l'ha scritta, poi l'hai scritta tu, quella è la cosa più bella di tutte. E poi scrivere i ringraziamenti del libro, lì è quando ti... la parte più bella, il firmacopie, che in questo momento non si può ancora fare, ma speriamo di farlo presto, perché tu a giugno vieni a Minervio, eh? Ah, certo che c'è. L'hai promesso. Ci vengo anche prima, se si può. No, sì, vengo, voglia. Quella non l'avevamo nominata, quindi non vale. Però il momento più bello della vita di uno scrittore è quando si incontrano i lettori, perché finalmente lo scrittore smette di essere lui quello che parla e ascolta le storie vostre, che sono più interessanti. Infatti, di nuovo, visto che abbiamo parlato di Maurizio De Giovanni è strepitoso per questo. Perché lui quando ci parla ti ascolta, ma ti ascolta tanto, ti chiede le cose, impara. Gli sta proprio a cuore... la gente, le storie della gente, è quello, lo scambio, capito? Il momento in cui finalmente la smetto di raccontare sempre le solite storielle e ascolto le vostre storie, che sono vive e interessanti. Allora, c'è qualcun e poi altro... le riutilizzo in qualche romanzo e ci faccio bei soldi. Ci sono altre domande? No? Allora vedo un'espressione un po' titubante di qualcuno che vorrebbe fare domanda ma è indecisa. Oh, su via, io non mordo, e anche se mordessi siamo a distanza, quindi tranquillo, siamo mediati. No, a me colpisce moltissimo il discorso della traduzione, perché spesso quando si legge un libro tradotto non si considera quanto il traduttore abbia una responsabilità, perché tradurre da una lingua all'altra è proprio una struttura di pensiero diverso. E non è banale rendere quello che l'autore ha dato nella sua lingua madre.
Alle volte si perdono cose, però sì, adesso non mi far venire stessi colpa perché ho ancora finito. Volevo solo far sentire il giusto peso di responsabilità. Adesso non ci voglio pensare. No, però la cosa è questa, tu cerchi di fare il miglior servizio possibile all'autore, alla storia, ai personaggi, poi per forza di cose alcune cose, sai, usando il trito, vetusto, già sentito, ma verissimo, topos. Tradurre è tradire per forza di cose e si cerca di preservare il più possibile, di rispettare il più possibile. Poi purtroppo certe cose non si riescono a tradurre pari pari perché se uno poi è bravo nella sua lingua. Guarda, ieri leggevo da qualche parte su Twitter c'era qualcuno che diceva che la letteratura può prescindere dal linguaggio e dovrebbe prescindere dal linguaggio, dovrebbe riuscire a vivere senza il linguaggio. Questo è impossibile. Perché letteratura viene da lettera, viene proprio dalle parole. Non si può scrivere una storia che non dipenda dalle sue parole. Non esiste la storia perfettamente traducibile in tutte le lingue. Perché una storia è già una presenza umana e noi siamo gli osservatori, no? Come nel principio di Heisenberg. Noi quando osserviamo qualcosa lo modifichiamo. E poi se uno è bravo, lui diventa il proprio linguaggio. Per cui leggere Kafka in tedesco non è come leggerlo in italiano, anche se lo traduce Primo Levi, non c'è niente da fare. Ma poi soprattutto il linguaggio è così vivo, per cui se traduco un libro scritto da un autore negli anni 80 è già diverso da tradurre Vero, un vero. qualcosa, perché il linguaggio è vivo. Io quando leggo libri tradotti appunto adesso degli anni 80 sento quel linguaggio così diverso da quello che quindi come può prescindere? In effetti. Ma tu pensa al giovane Holden, no? Che se tu leggi il giovane Holden nella tradizione originale è illeggibile, è incrostato, vecchio, legnoso. E se lo vai a leggere in inglese, sembra scritto oggi. Perché l'inglese è rimasto l'inglese, l'italiano nel frattempo ha preso un'altra direzione, è evoluto, ma bisogna ritradurre. Infatti i libri vanno ritradotti ogni tanto, ma se uno sa la lingua originale, se legge in lingua originale, si capisce tutte le sfumature, perché non è facile, però è un godimento, è un'altra cosa. Poi tradurre è importante, si cerca di farlo il meglio possibile, ed è bello quando rileggi la cosa che hai tradotto e ti dà lo stesso brivido che ti ha dato leggerla in originale. Allora funziona, stai facendo le cose fatte bene. Però sì, per dire, io non tradurrei mai McCarthy, ecco, non sarei in grado, cioè già De Lillo mi farebbe paura. Perché sono poi persone che, cioè anche adesso, banalmente, tra di noi, raccontiamocela, il Club Montecristo, io avrei paura a tradurlo in un'altra lingua se fossi un traduttore, perché tutti i giochi di parole che ci sono dentro, che sono necessari per quel libro lì, e Vero. come li traduci? Infatti, quando ho Certo. scritto L'Angelo di Monaco, che era per ispirazione il libro internazionale, cioè volevo che fosse un libro alla Ken Follett, alla Robert Harris, no, non è che pensavo che me lo traducessero davvero in 10 lingue, come poi è successo, ero già contento se me lo pubblicava un editore italiano. Capace, poi figurati lunganesi, però quando l'ho scritto io sono stato attento al linguaggio che usavo, non che fosse internazionale, ma che non fosse troppo legato al mio idioletto, perché mi sembrava di incastrare una storia internazionale in una cosa provinciale, mi sarebbe dispiaciuto. Invece il Club Montecristo è un libro che vive in Emilia ed è emiliano, e se lo capite fuori dall'Emilia sono molto contento, ma non lo capirete tutto fino in fondo, se sfumatore sfuma. Andrebbe tradotto anche in altre lingue, In altri Toscano, dialetti. esatto, il Ma questa è proprio napoletano. la tipica della ricchezza italiana, no? In termini di linguaggio, quindi siamo Assolutamente. abituati. Allora, a questo punto io ringrazierei Fabiano per essere stato con noi, ringrazio Claudia e Alessandra per le loro letture e piccolissima anticipazione per la settimana prossima, l'appuntamento all'intervista di venerdì prossimo, il 9 aprile, è con Martina Renda, bibliotecaria, una tua collega. È una ragazza vitale, vivacissima, nella nostra biblioteca, la bibliotecaria della biblioteca di Minervio, nella nostra biblioteca è nota e amata un po' da tutti i frequentatori ed è una persona con una vitalità eccezionale a parte, per cui abbiamo piacere di farvela conoscere, abbiamo piacere di fare una chiacchierata con lei perché
più che la sua attività da bibliotecaria, ci potrà raccontare dall'interno qual è la vita che conduce una persona che ha una disabilità e come riesce ad affrontare e vivere la normalità della vita con le sue caratteristiche, con le sue peculiarità, con i suoi alti e bassi, ovviamente, con la vita, semplicemente. E niente, quindi vi aspetto la prossima settimana. Nel frattempo faccio a tutti quanti auguri di buona Pasqua. Buona Pasqua. Fabiano, ti ringraziamo ancora tantissimo, sei stato un ottimo amico in questo momento, insomma, è stata una gran bella chiacchierata e non vediamo l'ora di vederti A giugno. a giugno a Minerbio per Libri sotto le stelle. Quando Grazie. parleremo dei demoni di Berlino, il seguito dell'angelo di Monaco, quello che ho scritto durante il lockdown. Poche scuse, scrivete adesso. Tu li Buona porti serata. tutti quanti e parliamo di tutti. Ma sì, dai, ti porto anche uno di qualcun altro, vabbè, dai. Vai. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Ciao, grazie Ciao a a tutti, ciao. tutti. Ah, no, che Gaia ce l'aveva, la vedevo là che era là.